Bella a tutti compagnia, bentornati con un nuovo video qua su Battlefield 5. Oggi ragazzi sono qui per mostrarvi la nuova Provenza, o per meglio dire la rivisitazione di Provenza, perché questa mappa era già disponibile in modalità conquista squadre e team deathmatch. L'hanno semplicemente modificata per renderla giocabile in modalità conquista e sfondamento. Qua c'è l'antiaerea, che porca miseria, la voglio andare a prendere come un leone che vede una gazzella. Ma l'hanno abbandonata, raga, ci hanno appena regalato un carro armato, che fate? Oh, carro. Preso. Ah, infatti in suo onore, di Provenza parlo, essendo che è una mappa francese, se non mi ricordo male, ho deciso di utilizzare la nuova Chaucha. Anche qui, nuova per modo di dire, perché è una rivisitazione della Chaucha di Battlefield 1, che praticamente non cambia quasi niente se non il ratto di fuoco. Sto carro qua però ha rotto le balle. Preso. Stiamo perdendo anche Anton. Arrivo, arrivo. Aia, aia. No, qualcun altro. Preso. Raga, com'è che vi siete fatti ciulare a? Dove cavolo sono? Sopra? Sotto? Destra? Sinistra? Dicevo, le uniche cose che hanno modificato dalla Chaucha sono il ratto di fuoco, che è leggermente più basso da quello che ho capito, e di per sé nient'altro. Ha sempre il caricatore da 20, è molto forte da ravvicinato e un pochino più debole dalla distanza, ma di per sé nulla di, oh mio Dio, impossibile da utilizzare. È semplicemente questione di abitudine e tutto quanto. Oh mio Dio, quanta gente c'è qua sopra. Mi ha one-shottato col corpo a corpo? Una cosa che voglio assolutissimamente denunciare all'interno di Battlefield 5 è che per la Ribelois hanno messo la skin francese tutta ghindata appunto a tema francese, e per la Chaucha ancora niente. Io farei una bella petizione per mettere la skin francese anche alla Chaucha. Ma quello è un carro, quello è un carro, quello è un carro. Lascia stare i miei compagni di squadra. Ma quello... Preso. Oh, arrivo, 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 arrivo. Chi ti ha fatto la bua? Posso rianimarti? Sì. Oh, questo? Maronna, mi stavo uccidendo. Preso. Là c'è altra gente. Fatto. Ok, bipreso, ci preso. Abbiamo tutte le bandiere, raga. Che dobbiamo fare? No, dai, non puoi camperare nell'angolo della mappa, dai. Raga. Oh cazzo! Ma te da dove cavolo sbucca? Oh, ha lasciato il carro, ha lasciato il carro, io lo ciulo. Mio. Vi ha preso il carro, vi ha preso il carro. Oddio, quanta gente c'è. Salve. Chi ha sparato? Ho visto un Panzerbusch. Ah, eccolo là dov'è. Così impari a sparare i miei compagni, stronzo. Preso. Preso. Double kill addirittura. Guarda la macchinina. Ciao macchinina. Ciao. Ho finito i colpi. Una cosa che devo dire su Provenza, che inizialmente quando ho visto il layout della mappa, come vedete qua è campo aperto dalle bandiere D ed E su A, e B e C. Ciao, sali, se devi salire devo andare a rifornirmi, te lo dico. La mappa sembrava sin troppo aperta, cioè che le due bandiere qua esterne erano troppo esposte, dunque nessuno ci sarebbe mai andato perché erano posti per cecchini o carri armati. Invece devo essere sincero che mi sono ricreduto subito, perché giocandoci anche solo 2-3 partite ho potuto notare che la mappa di per sé è ben strutturata. Come potete vedere, le bandiere esterne sono ricoperte di colline, alberi, cespugli e così via, e trincee, dove il gioco ti consente di nasconderti o comunque ripararti dal fuoco nemico. E questa cosa qua veramente ti fa capire che a livello di struttura delle mappe hanno fatto un lavoro davvero bello. Salve, scusi Vulcan, non volevo. Chi è? Oddio, ma quello è uno scherma nemico, quello è uno scherma nemico. Aia. Allora, mi lascia il mio amato carro. Ti ricorderò per sempre come lo Sherman che ho rubato involontariamente. Preso. Dai, raga, pushiamo, pushiamo. Su. Cucù. Cucù pure a te. Come vedete, la Chaucha è veramente molto forte, fa tantissimo danno da ravvicinato. Devo dire che non è la migliore MMG che tutti potresti aspettare in un gioco come Battlefield, come lo era anche su Battlefield 1, ovvero un MMG molto difficile da utilizzare, ma che se imparavi ad utilizzarla ti dava tante soddisfazioni. Prova a flancare. Preso uno. Presi due. Ma perché smiro? Perché? Guardalo. Fenomeno. Bro, attento.
Ok, fatto, 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 non ti preoccupare. Devo ricaricare. Mamma mia. Che compagni di squadra, signori. Oddio. Easy wrecked, bitch. Easy wrecked, bitches. È arrivato lo Sherman, incattivito. Ma ci hanno conquistato le bandiere esterne più A. Ragazzi, mettiamoci d'accordo. Un respawn fatto bene, eh? Che dite? Allora, andiamo a dare una mano qua ai miei compagni su E. Abbiamo perso tutte le bandiere. Oh, e te? L'M8 però mi preoccupa perché... Eccolo, infatti, è già tornato, dimmi. Eccoti. Porca miseria. Ma abbiamo perso tutte le bandiere? What the fuck? Dai, ragazzi, svegliamoci, eh? L'errore che faccio più comunemente con la Shosha è quello di pushare come se avessi un STG. Però giustamente sbaglio io perché innanzitutto è un'arma che ha solo 20 colpi, non ha un caricatore tipo da 30. Spara molto lento e ha molto rinculo. Faccio... Oh cacchio. Tranquillo, ho preso. Guardate questi dove sono camperati. Ma quello... Ah, volevi flancare, eh? No, ce n'è un altro, ho visto. Vogliono flancare sulla chiesa. No, non te lo faccio fare mica. Sono io il re del flank qua. Oh. Preso. Non so se ce ne sono altri. Minchia se ce ne sono altri. Guardalo così, in mezzo alla smoke. Come perdiamo Anton? No. Maronna, camperata nell'angolo. Bravo, vieni a rianimare. Imbecille. Bravissimo, non guardarti intorno, mi raccomando, continua così. Non capisco perché i miei compagni abbiano deciso di non giocare più. Nel senso, hanno smesso di difendere o tentare di conquistare le bandiere. Io vorrei entrare dentro sta casa qua, perché almeno se riesco a prenderla, ok. Poi riesco a bersagliare. C'è un caramato. Fatto. Ragazzi, mi sacrifico. Vai. Preso. Mi sono sacrificato, ma ne valsa la pena. Fatto double kill. Perfetto. Oddio, quanta gente c'è qua intorno a me. Ah, ho fatto uno. Presi. Dai, 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 ragazzi, dai. Dai che ci stiamo riprendendo. Su. Preso. Preso. Tacci tu, finisci ogni volta i colpi nel momento più bisogno. Shosha. Vai, ci preso. Su, 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 su. Mi stanno sparando in tipo in 20 per zone diverse. Preso, guardalo. È in fin di vita, è in fin di vita. Beccati questo, pure. Boom, baby. Vai, un altro carro andato. Su, oh. Sì, abbiamo vinto. Mamma mia, quanto è stata sudata sta partita. Siamo anche squadra migliore. Guarda qua che bellini che siamo. Abbiamo concluso con un 68-13 di Shosha. Wow. Sinceramente parlando non me lo aspettavo, perché comunque la Shosha, come avete visto, è molto difficile da utilizzare, soprattutto perché quando incontri un'arma con un rato più alto è difficile vincere, diciamo, il gunfight. Però wow, 68 kill. E sono arrivato secondo come veicoli nemici distrutti. Cioè, ragazzi, supporto DOC. Cioè ho fatto meglio dei miei carristi. Detto questo, ragazzi, il video finisce qua. Spero che vi sia piaciuto. In tal caso fatemelo sapere con un bel mi piace ed un commento, dicendomi voi cosa ne pensate di questa modifica di Provenza in modalità conquista e dell'introduzione della Shosha all'interno di Battlefield 5. Io, come vi ho già detto, la mappa per me è stata davvero una sorpresa, perché non me l'aspettavo così bella. E per quanto riguarda la Shosha, vabbè, è la Shosha di Battlefield 1. Comunque, iscrivetevi al canale se ancora non lo siete passati dal mio profilo di Instagram, che trovate qui sotto in descrizione. Io vi ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo con un prossimo video. Sempre by Bad Company Italy.